capitolo 1069 inizia con l'isola di Egghead nel caos, e i vari lavoratori e ricercatori, in fuga dallo scontro tra Rob Lucci e Atlas. Il gruppo di Rufy, invece, è risoluto, e fissa Lucci e il Seraphim di Bartholomew Kuma. Chopper urla dopo aver riconosciuto Lucci, mentre Jinbe è incredulo che stiano davvero prendendo di mira Vegapunk. Rufy chiede a Lucci cosa ci faccia qui, e questi risponde che si trova su di un'isola governativa. Rufy concorda sul fatto che sono loro ad essere fuori posto, mentre Chopper implora di sbrigarsi a lasciare l'area. Kaku fa notare di aver visto Bonnie con i Mugiwara, dice poi a Lucci che non possono attaccarli, perché Rufy è ora uno Yonko, quindi hanno bisogno di ordini per agire contro di lui. Rufy, nel frattempo, è distratto da qualcosa, e chiede a Jinbe di occuparsi di Bonnie. Stassi commenta che come ogni Yonko, gode di un supporto significativo alle spalle, sottolineando come una scaramuccia possa degenerare in una guerra totale. Dice ad alcuni agenti minori di contattare la marina. Rufy è sconvolto dallo stato in cui versa Atlas, e chiede a Chopper di fare il possibile per lei, mentre Lucci dice a Kaku e Stassi di essere consapevole delle conseguenze, poi dice a Rufy di starne fuori, poiché si tratta di affari del governo mondiale. Rufy, tuttavia, risponde con sfida, sottolineando che Atlas li ha nutriti. La scena si sposta sul quartier generale della marina. Akainu viene informato che i Mugiwara sono su Egghead, e maledice il fatto che le cose continuano a complicarsi. Chiede al Marine che gli fa rapporto, se Vegapunk è con la CP0, e questi riferisce che la CP0 è dovuta entrare con la forza. Akainu continua a maledire Lucci e la situazione, infatti, pensava che lo avrebbero consultato prima di dichiarare guerra. Inoltre, sottolinea che un'eventuale alleanza tra Vegapunk e Rufy sarebbe un duro colpo per la superiorità militare della marina. Chiede quindi dove sia Kizaru, e il Marine risponde che è già partito per Egghead, come previsto. Akainu ordina quindi a Lucci di aspettare i rinforzi, sottolineando l'importanza di non affrontare Rufy in nessun caso. La scena ritorna su Egghead, dove Chopper, Jinbe, Bonnie, Atlas e i vari abitanti dell'isola stanno scappando dallo scontro tra Rufy e Lucci. Jinbe avverte Rufy che deve essere sicuro di volerlo fare, poiché il governo mondiale lo considererà un incidente grave. Nel frattempo, Nami e gli altri Mugiwara che sono con lei, commentano lo strano aspetto di Rob Lucci, chiedendosi se sia sempre stato così. Shaka commenta quanto sia raro vedere un possessore di Zoan mantenere il controllo dopo il risveglio, dicendo che tendono a sopraffare la mente dell'utilizzatore, e allude alla situazione di Rufy come eccezionale. Vediamo anche Rob Lucci con una forma risvegliata del suo frutto, e la sta usando per combattere contro Rufy. I disegni neri sulla sua pelle di leopardo assomigliano più a nuvole che a tradizionali disegni di animali. Ha anche una sciarpa di nuvole o fiamme nere intorno al collo e alle spalle, simile a quella che Rufy indossa in Gear 5, ma nera anziché bianca. Lucci fa notare a Rufy che non è l'unico a essere diventato più forte, mentre Kaku tenta di dire a Lucci di ritirarsi perché non ha il permesso. Nel frattempo, Vegapunk è arrivato all'Hub Stratum, dove si trova il gruppo di Nami, e chiede a Shaka se il guerriero bianco è sullo schermo. Franky ha gli occhi a cuoricino quando finalmente incontra il vero dottor Vegapunk. Il dottore chiede a Nami se conosce la storia della nuova forma di Rufy, ma lei risponde di non esserne sicura, e pensa che faccia parte dei poteri del frutto Gam Gam. Vegapunk risponde che nell'antica enciclopedia dei frutti del diavolo, non c'è alcuna menzione di un frutto Gam Gam, il che sconvolge i Mugiwara. Ciò è dovuto al fatto che il frutto del diavolo di Rufy è in realtà il frutto Zoan mitologico, Ito Ito no Mi, modello Nika. Il dottore sottolinea che il suo aspetto è molto simile a quello del dio del sole Nika, descritto nei testi antichi, sconvolgendo la ciurma. Poi spiega chi è Nika, ossia il guerriero della liberazione, che porta felicità e gioia a tutti. Nel frattempo, vediamo Rufy ridere e saltellare dappertutto mentre combatte contro Lucci. Vegapunk spiega che il nome di Nika è stato cancellato dalla storia, ma afferma che finché i desideri delle persone persisteranno, Nika non cesserà mai di esistere. Afferma poi in modo scioccante che l'umanità deve tutto al desiderio, compresi i frutti del diavolo. Questo sconvolge completamente i Mugiwara presenti, spingendolo ad approfondire la questione. Il dottore rivela che i frutti del diavolo nascono come risultato dei desideri delle persone, e sono il prossimo passo nella potenziale evoluzione dell'umanità.
Affermazioni o desideri come «vorrei poter fare» o «se solo potessimo fare» sono attualizzati dai poteri dei frutti del diavolo. Egli afferma che ognuno di essi rappresenta una possibilità diversa per il futuro dell'umanità. Continua definendo innaturali queste deviazioni dal corso naturale dell'evoluzione dell'umanità e spiega poi che è logico che Madre Natura, definita come il mare stesso, sia l'unico punto debole dei frutti del diavolo, poiché i loro fenomeni innaturali sono completamente respinti dal mare. Dice che coloro che hanno mangiato i frutti del diavolo vivono un'esistenza totalmente aliena, nata da illimitate permutazioni dell'immaginazione. Tuttavia, conclude affermando che si tratta solo di una teoria, dicendo che indipendentemente da ciò che chiunque crede o pensa, è davvero un mondo meraviglioso quello in cui vivono. Durante l'intera spiegazione, vediamo uno scontro epico tra Rufy e Lucci, senza che nessuno dei due riesca ad avere la meglio. Vediamo poi apparire Sentomaru, con al suo seguito i serafini di Myok, Boa Hancock e Jinbe. Sentomaru, inizialmente, pensa di dover aiutare la CP0, ma Vegapunk gli spiega la situazione, e gli chiede di tradire il governo mondiale e di aiutarlo. Sentomaru alla fine accetta, mentre Kaku riconosce il pericolo della situazione, e ordina al Serafin di Kuma di eliminare uno degli altri serafini, con i suoi poteri del frutto. Tuttavia, Stassi fa notare che è inutile, poiché Sentomaru ha già ordinato al Serafin di Kuma di attaccare la CP0. Kaku spiega che gli ordini di Sentomaru annullano il chip di autorità, di cui sono dotati, consentendogli di assumere il controllo esclusivo dei serafini. Vediamo un grafico che delinea la gerarchia di comando dei pacifisti, dall'autorità più alta a quella più bassa. Ovvero i Gorosei, Vegapunk e i suoi satelliti, Sentomaru, e infine, chiunque abbia il chip dell'autorità. Kaku, poi, commenta che per il governo mondiale sarebbe un disastro la distruzione di un serafino, rimproverando Lucci di non pensare prima di agire. Lucci, nel frattempo, viene colpito da Rufy, e Sentomaru ordina a Snake di condurre i Mugiwara al sicuro. Rufy saluta Sentomaru, dicendo che è passato un po' di tempo, e questi risponde che non sono amici, e gli chiede se aiuterà davvero il dottore a fuggire. Rufy conferma che lo farà, e che non deve preoccuparsi, anche se quest'ultimo non è sicuro di potersi fidare di uno Yonko, e mette in dubbio l'aspetto di Rufy in modalità Gear 5. Tuttavia, i due vengono improvvisamente interrotti da Lucci, che utilizza una forma potenziata della Finger Pistol su Sentomaru, trafiggendolo. Il capitolo si conclude con un Rufy scioccato e preoccupato, e Lucci che gioisce, dato che ora i serafini saranno dalla parte della CP0. La serie sarà purtroppo in pausa la prossima settimana. Il capitolo è particolarmente emozionante. Rufy si ritrova essenzialmente da solo contro i membri più forti della CP0. Inoltre, vengono comunicate alcune delle informazioni più importanti mai toccate, come ad esempio l'origine dei frutti del diavolo. È un capitolo molto denso, con molte cose in ballo, ma la sapiente organizzazione del capitolo ha reso il tutto facilmente assimilabile. Come sempre, Eiichiro Oda sa come lasciare i fan in sospeso. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.